Ciao a tutti, io sono Cinzia e oggi sono qui per affrontare una sfida difficilissima. 24 ore da vegana. Vegana. Sono appunto in cucina per cucinare del riso, ma non un semplice riso. Deve cuocere con il latte di mandorle. A me non piace il latte di mandorle, però tra il latte di mandorle e il latte di cocco preferisco il latte di mandorle. Ci sarebbe anche il latte di riso, boh, non saprei com'è, quindi andiamo con il latte di mandorle, via. La prima ricetta appunto è riso tipo per colazione, dolce, con la frutta, latte di mandorle. Mai dire mai nella vita, no? Vado a metterlo in un bicchiere, non ne voglio fare tanto, quindi mezzo bicchiere penso possa bastare. Tanto poi gonfia, io penso per colazione vada bene, anche perché poi metterò anche la frutta. Vado ad aprire il latte di mandorle. Oddio ragazzi, in odore, cioè sento qualcosa di dolcino, ma nulla di che. Vado a metterlo sempre, lo sento. No, tutto normale. Ok. E quindi abbiamo questo riso e latte di mandorle. Andiamo a metterlo sul fuoco. Accendiamo. Fiamma non troppo alta. E aspettiamo di vedere che si crei questa pappetta. Aggiungo un po' di latte in più perché ho paura si bruci. Sembra troppo poco. E adesso andiamo a tagliare la frutta. Vado a tagliare banana e kiwi. È la frutta, diciamo, che ho trovato di stagione, quindi. Vai. Non sapevo se vestirmi o no, ma ho detto, ma devo fare la colazione. La colazione si fa in pigiama, quindi sono arrivata in pigiama. E poi ho il pigiama bellissimo con i cuoricini. Vado a vedere il latte. Ragazzi, ho assaggiato per vedere se fosse cotto ed era dolcissimo. Non ho aggiunto io zucchero, niente. Così strano. Vado a tagliare il kiwi. Penso di non aver mai sbucciato un kiwi. Confermato, non so sbucciare un kiwi. Oh, che cotto. Stavo provando se era buono. È buono. Frutta pronta. Aspettiamo il riso. Ecco tutto qui pronto. Ragazzi, che cos'è questa cosa? Ma devo provare per credere. Vedremo. Riso con latte, frutta e gocce di cioccolato extra fondente 100%. Andiamo ad impiattare. Andiamo a mettere per prima cosa il riso. Impiattiamo il riso. Mangiare il riso a colazione? Non saprei, però. Vabbè. Volevo fare un impiattamento. Si dice impiattamento? Bello, tutto decorato. Vediamo se riesco a impiattire. Andiamo a mettere la frutta. Che carino! Alla! Ma che piatto instagrammabile, ragazzi, guardate. Ho le mani sporche. Andiamo di cioccolato extra fondente, che a me non è che mi piace tanto. No, ho sbagliato. Dai, deve andare tutto qua. Ok, questo è il mio riso. Tada! Proviamo a mangiarlo adesso, però. Ho la testa tagliata, però almeno vedete il piatto. Ho paura. Vabbè. Ho preso il cioccolato, quindi sa di cioccolato. Prendo senza, vediamo com'è. Sta di mandorle, però non è male. Prendo pure una banana. È bella. Oh, è caduta la banana.
con la banana è dolcissimo. Proviamo il kiwi. Sai che forse mi piace, io ho paura a mangiare le cose, le novità, però non è male. Buono, è buono. Questo piatto vegano per me è approvato. Non so se riuscirò a finirlo perché tipo è immenso. È buono. Con il kiwi è molto buono. Solo il riso è dolcissimo. Io lo approvo. Mettiamo tutto, anche la banana. Dolcissimo! La migliore combinazione è con il kiwi. Probabilmente ci stanno i frutti rossi, ma non li ho trovati. Mi è un po' nauseato, però direi mangiamolo col kiwi. Ma mi sono saziata anche. Cioè, beh, era un piattone di riso di prima mattina. Per me è prima mattina, alle 11. È arrivato mio fratello, lo chef. Adesso glielo faccio assaggiare, vediamo se lo assaggia. Mi sono saziata, sono a posto. Bella la mia testa tagliata, vero? È il mio pigiama. Ora mi vado a vestire e prepariamo il pranzo. Cosa facciamo per pranzo? Ve lo dirò dopo. Avanti chef, assaggia. E sei uno chef, devi assaggiare tutto. Il riso è crudo. Mi piace, voto 10. È crudo. Io l'ho mangiato. Vabbè, forse ci voleva un altro po' di tempo. Sì, è rice pudding. Questo è inglese. No, no, sì, lo so, allora, facciamo assaggiare l'inglese. Il riso è crudo. Di nuovo il riso è crudo. Ma non è poi così crudo. È buono. È al dente. È buono. Ragazzi, ma cosa stanno facendo qui? Non va bene. Povero. A prescindere, a me gli animali fanno tutti tenerezza. Non riesco a rinunciare alla carne, però vederli così mi fa troppa tenerezza. Povero. Yeah, da brava youtuber mi sono vestita di sopra e sotto pigiamino. Guardate che carino. Si è visto qualcosa sul letto. È tutto in ordine, promesso. Vabbè, andiamo a cucinare gli spaghetti di soia o di riso, non lo so, adesso vado a vedere cosa ho preso, non mi ricordo. Con le verdure, salsa di soia, andiamo. Mi sono anche truccata per voi. Ecco qui gli ingredienti di oggi. Sono le 13:20, devo ancora cucinare, bene. Spaghetti di riso, cipollotto, peperone, zucchina, come si chiamano? Carotine, melanzana, salsa di soia. E Sofia, ti metto in padella, amore. Niente, guarda lei, Peppa Pig. Tagliamo. Ma che carota è? C'è il naso, che odore. No, no, carnivoro. In questo video oggi tutto vegan. Dai, che cattivo. Di nuovo qua sei. Ma che cos'è, il petto di pollo? No, buono. Come hai detto niente? Però mi piace, scusa. Ma le carote le devo fare a listelle, alla julienne. Ma come si fa a fare le listarelle? Con questo? No, col coltello. Fammi vedere. Le chef. Quindi no. Come si fa? Hanno cotture diverse. Cotture diverse, quindi. Oh voilà! Je fais le... come si chiama questa? Courgette. Courgette. Avec la buccia o. Oh. Sì, sì. Me le faccio stasera queste qua, queste melanzane. Ragazzi, la carne impanata è buona. Ok. Guardate che bello, grazie mio fratello chef. Andiamo a mettere tutto in padella. Olio d'oliva. Yes. Guardate. Oh mio Dio. Il fornello è sporco perché hanno già cucinato, eh. Pepperon. Olè. Che bei colori. Qui abbiamo melanzane. E via giù le melanzane. Guardate, tutto bellissimo. Yeah. Grazie fratello chef, diventerà buonissimo. Aggiungiamo un po' d'acqua di cottura. Oh mamma, che bello. Il mio canale si è trasformato in un canale di cucina. Zucchine. Aggiungiamo questi spaghetti di soia. Di riso, non di soia.
spaghetti e il riso pronti, andiamo a metterli in padella. Salsa di soia. Oh mio Dio, poco perché a me non piace. Io oggi telecameraman, mio fratello chef, sempre. Cos'è? Olio di sesamo. Sesamo che io non mangerei, però lui dice che ci va, quindi mettiamolo. Basta! Salsa mirin. Che cos'è? Maria, sei sicuro? Basta! Io non le voglio. E salsa di soia. Ok, andiamo a mettere gli spaghetti. Quasi pronti. Andiamo a impiazzare gli spaghetti di riso con verdure, tutto vegan ragazzi. Guardate come fumano. Ora assaggiamo. Ecco, loro mangiano la carne, altra carne. E io eccoci qua. Assaggiamo. Oddio quanto fumo. Ci sono le patate con le cipolle, queste le posso mangiare. Bacchette, dato che ci siamo, le bacchette le usiamo. Non so usarle però. Andiamo ad assaggiare questa squisitezza. Mentre i carnivori mangiano qui carne a volontà, andiamo di nuovo all'assaggio. Chef, bravissimo. Aiuto! Ci sono anche le patate. Patate. Non ci riesco, come si usano queste cose? Mi sono super saziata. Ho mangiato anche due patate. Passiamo alla merenda. Kinder fetta al latte. Buoni. Yogurt, yogo soia e kiwi e cereali devo prendere. Ok piccoli coltivatori, si guarda Sofia. Allora abbiamo yogurt, yogo soia cremoso bianco senza zuccheri aggiunti, immagino che bontà. Kiwi, cereali vegano. Andiamo a metterli tutti in questa tazza che una volta era gialla, adesso è diventata bianca. Non so perché, si sarà tolto lo smalto, infatti qua ci sono tracce di smalto giallo, va bene. Andiamo a mettere tutto qui dentro. Vado a tagliare e sbucciare il kiwi. Via, eccolo qua. Sofia, metti piano che sto registrando. Vado a tagliarlo. Andiamo a mettere tutto qui dentro. Questo è... Non lo so perché è così. Partiamo con un po' di yogurt. No! Perché ciò? Devo fare la linea. È venuto male, però vabbè, pazienza, dai, è carino. Mi sono trasferita in camera, copertina. Ho la TV qui, guardo una serie TV e mangio la merenda. Ho preso tutto, ragazzi. Vado, eh. Oh mio Dio! È solo bello da vedere. Vabbè, faccio un'altra prova, magari non lo so. Prendo soltanto un po' di yogurt. No. Lo zucchero è un optional pure per i vegani? Ok che c'era scritto senza zuccheri aggiunti, ma anche cereali. Il kiwi salva un po', ma io non riuscirei a mangiarlo tutto. Lo yogurt non si può mangiare. No, dai, io non lo posso mangiare. Ci vediamo per la cena. Aiuto. Non si dice che è schifo al mangiare, però non riesco a mangiarlo, non mi piace questo. Ore 9:20. Ore 9:20. È il turno della cena. Burger 100% vegetale. Melanzane e peperoni. Apriamo e riscaldiamo. Bah, vedremo. Due minuti per lato e sono pronti. Come faccio a dire di no alla mortadella?
mortadella. Mortadella, pane caldo, addio. Ma ci sono i fagioli? Si è spezzato tutto. Non mi attira per niente. Verdure, quindi ci sono carote, zucchine, fagiolini, farina di mais, farina di lenticchie, cipolla, farina di quinoa, basilico, paprika dolce e sale. Andiamo ad assaggiare. Ti prego. Se non sono buoni li lascio e mangio le patate e le verdure. Ma un po' di sale, le patate. Sarà che il fagiolino non mi piace. Mangiabili. Ma non li ricomprerei. Si può mangiare questo pane. Le verdure sono buonissime. Non ti parla con la bocca piena. Le uova. Buone. Magari se avessi mangiato altro non ci avrei fatto caso. Però siccome so che non li posso mangiare, cioè le uova, la carne, non le posso mangiare, allora mi viene. Buona cena ragazzi. E questo è tutto, se vi è piaciuto questo video mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale, commentate, condividete il video e seguitemi su Instagram, cinzia_cavaleri. Giusto, me lo sono ricordata. Io vi mando un bacio enorme, vi invito tantissimo e al prossimo video! Condividete questo pazzo video, finalmente posso mangiare altro.